Only Craps, bici suonate ragazzi, sono Beto Bossa e sono tornato con il settimo episodio di Let's Race Pokémon Altair. Allora, mi trovo nel centro Pokémon di Ciclamipoli perché adesso da qui noi la esploreremo tutta quanta. Anzi, prima parlerei con tutti quanti gli NPC che ci sono dentro il centro Pokémon, anche se sono sicuro che non ci sarà niente di importante. Ok, mi sta venendo un attimo il dubbio. Record Corner? Now that build bit of data is the same as my friends. Ok, mi sta venendo il dubbio se sto registrando l'audio. Controllo un attimo. Ok, sì, avrà laggato un attimo, ragazzi, scusate. E vi ripeto, l'azione di mettere a registrare l'audio è talmente automatica, automatica, che me la dimentico. Comunque, ragazzi, ho allenato Liepus. Liepus in realtà è Liepus. L'ho mandato al 26 perché ha al 26 la stessa esperienza non laggare gioco di Percusson al 24, vedete? Infatti ora allenerò entrambi e li farò salire di due livelli entrambi fino all'esperienza di Infiris. Allora, Liepus ha un ottimo attacco fisico, una buona velocità e un buon attacco speciale, solo che Percusson ne ha di più di tutti. Le mosse che conosci sono azione, morso, stabatta, sgomento e inseguimento stabatta. E potrei anche insegnargli furto volendo, ma non ne vale la pena. Ragazzi, ho fatto una scoperta terribile. Ho fatto una scoperta agghiacciante. La controparte di Liepus, ovvero quella di tipo psico, si evolve, quindi esclusiva di Sirius, si evolve con la pietra lunare. Questa qui invece, che è la sua controparte, scusate, tipo buio, si evolve con la pietra solare. Nel gioco, data dagli NPC, su Smeraldo ovviamente, Rubino e Zaffiro eccetera, si trova soltanto una pietra solare ed è a Verde Azzupoli, nel centro spaziale. Mi sa che ci dovremo tenere Liepus per un bel po' di tempo, ragazzi. A meno che non trovo altri Pokémon da sostituire, con cui sostituirlo, ma la vedo dura. Allora, sinceramente, vediamo cosa si può comprare. Intanto posso venderti qualcosa. Allora, X-Attack, Dire Hit, Guard Spec e mi pare nient'altro. Escape Rope, Silk Scruff. Silk Scarafaggio. Scusate, è venuto in mente questa roba qui a me. Ah, ma c'ho una pietra solare. No, fermi. Oh mio Dio. Come no? Ah, su Vega si poteva evolvere con la... Oh mio Dio. Ok. Sono un attimo bloccato. Non è che ci vuole la pietra lunare in questo gioco, oppure si vuole per livello? Boh, non lo so, ragazzi. Allora, cosa possiamo comprare? Pokéball ne ho 8, Great Ball ne ho 7, ne comprerei una 13, mi sembrano un po' troppe 13. Beh, fate conto che lo userò per un bel po' di tempo. Spoluzioni ne ho, io anche gassosi, antidoti pure. I repellenti volevo comprare, giuro, volevo comprarli, vaffanbagno. Allora, vediamo un po'. Intanto andrei qua prima, così andiamo in ordine. Cioè, da destra a sinistra. Anche perché tanto qui non ci sono... Oh mio Dio, 6 Pokémon. Badiou e Kublikorn. Allora fai slash su Badiou e Bite, che però non è molto efficace lo stesso, vero? Esatto, però gli ha fatto un bordello di danno. Ah, ho sbagliato. Vabbè, con morso attacco Roselia, però... Cosa ha fatto Kublikorn? Vabbè, meglio buttarlo giù prima possibile. Scusate, ragazzi. Ho appena bevuto un Occhi perché ho un mal di collo assurdo, ragazzi. Ce l'avevo anche ieri... rispetto a quando sto registrando questo video, ma da stanotte è peggiorato. Veramente fa malissimo. Io però non voglio toccarlo quel Merip, non voglio paralizzarmi. Oh, che culo. Ok, si è attivata raccolta, vediamo. Ok, Aroma Lady, lol. Non si è attivato. Comunque Percusson continua ad avere il devasto di attacco fisico. Potrei farlo salire con dei Pokémon selvatici, però intanto qui c'è una scomacuore. Ah, c'è il ponte lì! Volendo potrei pescare un Magikarp, ma Magikarp non mi farà mai salire di livello. E non è detto che lo trovo subito, invece l'ho trovato. Al 9. Ah, scusate ragazzi, sono scemo. Ho l'animazione disattivata e mi dimentico sempre.
Ok, vabbè, dai ragazzi, amen. Lei non ti sfidava, esatto, loro due però sì. Sarei tentatissimo di cercare un Pokémon là. Oh no. Più 3 attacco fisico. Oh mio Dio, quanto è buono Percusson. Si evolve al 34, ragazzi. Almeno spero. Perché mi sa che è cambiato qualcosa da Vega. Oppure si evolve con la pietra lunare, ragazzi. Perché mi ricordo, ragazzi, che ho appunto consultato. Scusate, mi sono un attimo bloccato. Ho consultato la mia parte, una delle parti extra dei Mewtwo di Pokémon Mega in giapponese. E mi ricordo che in un Pokémon, in un'evoluzione, Aether ha fatto un errore, ma solo in una, si è un attimo confuso. E forse è quello perché forse si evolve con la pietra lunare anche lui. Non me lo ricordo. Sarebbe un attimo strano che si evolvesse con la solare. Comunque. Ah, beh sì, ok, lol, ti serve proprio surf per forza. Va bene. Allora, andiamo qui a prenderci la bici da corsa. Ok. That's ridiculously far. If you had one of my scooters, you could go, scusate, anywhere easily by feeling the gentle caress of the wind. Due tipi di scooter, il turbo scooter e il cross scooter. Io voglio il turbo scooter. Turbo. Oh, è vero ragazzi, anche nella presentazione, nell'intro c'è lo scooter. Oh, bellissimo. Registriamolo. No, non serve. Che bello ragazzi. È bellissimo. Ma ho 11 anni, posso andare in scooter? Cioè, l'età minima per avere la patente AM è 14 anni, quindi. Ma. Questi giochi Pokémon che non sono in regola. Infatti, adesso smonterei subito. Perché mi dà la pulizia. X Speed da vendere. Tu sei un tizio molto strano. Oh, lui insegna il rollout. E la puoi imparare? Allora, mi interesserebbe insegnarla a tutti e tre. Però gli insegno a Percussion. Perché è quello che ha il moveset più semplice. Scusate, gli toglierei quasi quasi. Vorrei togliergli Cut. No, scusate, ho confuso un attimo rafforzatore con Riccio Scudo. No. Cars up to hide. Sì, non è Riccio Scudo. Beh, tolgo. Sì. Avete capito, ragazzi. E poi avevo anche Bulk up, ma Unable. Forse l'evoluzione di Percussion la puoi imparare. Ballet Seed, Unable, Aerial Ace. Volendo, lì può essere la puoi imparare. Però finché non riesco a farlo evolvere. Io continuo a dire di avere furto quando in realtà non è furto. Allora, lei. Quando torno indietro dalla pista ciclabile vado a prendermi il messaggio. Mi dimentico sempre, ragazzi. E lui invece mi dà spaccaroccia. Che volendo posso insegnare. A quella che è la puttana dell'MT. Ovvero Kawappa. 20 di potenza al posto di Pound. Ok, allora, qui ci sono stato. Qui sotto si può andare. Oh, figata! Bello, bello, mi piace. Wow! Ebbe, ok, assomiglia molto di più a Ver. Ah, sì, Verdazzupoli. A Ciclamipoli di Rubino Omega Zaffiro Alfa. Devo ammetterlo. The please spot for all. Ah, sì, giusto. Loro per caso ti davano dei coin se ci parlavi? O era un altro gioco? Sempre Pokémon. Forse te li danno, forse. Ok, non è niente di particolare. Sì, dammela. Torchic Doll. Forse perché lo starter. Eh sì, fuoco, giusto. Ok. Oh, ok, possiamo sfidare Lino. Andiamo. His older brother is a great trainer, sure. But this boy seems to think he's just as good. Sì, va bene, ragazzi. Saltiamo il dialogo. Chi è che ha catturato lui? Perché ha parlato di Butterfree. Mi sa che ha un Butterfree. Infatti ha un Butterfree al 20. E farei rollout effetto 4x. Ok. Oddio, mi è partito un acuto. Zio, I'll go back to Verdanturf. Che adesso era appunto a Mentania. E poi suo zio ci dirà: tu sei Andrea, giusto? Sei quello che ha aiutato Billy a catturare il suo Pokémon. Perché non viene a visitarci? Sono sicuro che lui.
Ok, Mosmero è il, la controparte di Scott, di Smeraldo praticamente. Sono io e il Moss. Sei un amico di Barmy? Ah, è Billy. Barmy è Pokémon. Oops, I guess I messed up. Setbacks are necessary part of life. È una buona esperienza per lui. Non preoccuparti di aver fatto un errore. Ma che errore ho fatto? Delle volte being strict is the nicest thing. La cosa più giusta che tu possa fare. O la più carina. Bye. Bella sta frase. Ah sì, giusto, che puoi imparare in TV. Io però volevo fare questo percorso perché non voglio sfidare il suo allenatore. C'è l'acqua. Hanno tolto l'erba. No, volevo catturare un Pokémon, volevo. Mi avete tolto l'erba. Volevo catturare un Pokémon in questo percorso. Maledetti. Maledetti. Maledetti, veramente. No. Bastardi. Questo non dovete farlo, ragazzi. Raga, cosa c'entrate voi? Scusate. Vado a sconfiggere un Pokémon allora. Scusate ragazzi, so che non dovrei farlo. Ah beh, potrei fare la pista ciclabile adesso volendo. La faccio adesso, la faccio. Billy. Ah ok, sì. Lì non mi è appena chiamato. Sapete cosa? Faccio la palestra, poi faccio la pista ciclabile. Così posso farla, almeno spero, di poter rifare di nuovo la quizzoteca. Cioè sperando che mi si sia risbloccato nel senso, avendo sconfitto un'altra palestra posso ritornarci. Quindi, qui ho visitato, qui pure, mi manca la palestra e il casino, che direi di rivisitare quando sarà da Naio. Così guardo un po' i premi, se sono cambiati le MT anche, e se mi danno anche un po' di gettoni, visto che sicuramente ci dovrò fare un salto per prendermi... Ok. Sì? Grass type! Tossina. Oh, è cambiato, quindi. Figo, veramente figo. Barbara, the slightly straight businesswoman. Ok, bellina. Mando l'Ipus per primo e poi manderò Infiris. Come funziona? It's a Pikachu statue. Vabbè, intanto andiamo a sconfiggere tutti i allenatori. Facciamo un passo alla volta. Come erba? Mi prendi per il culo? L'ho fatto flinciare. Oh mio Dio, sì. Zubat, ma come? Come erba? Ah no, forse ha detto che l'erba non sarà efficace perché velocizzando gli ha detto soltanto grass. Può essere, ragazzi, è molto plausibile. Ok, cerchiamo di analizzare tutti i computer. Che rossi così. Ok. Sì, ok. Adesso sono un attimo confuso. Oh mio Dio, il crit. Gulpi, no, è veleno, peccato. Oh mio Dio, il flinch. Tra l'altro devo ricordarmi di sconfiggere un Pokémon statico con l'Ipus. Lo so, ragazzi, mi starei odiando per questa cosa. Ora ho 4 computer, oh ragazzi, io la vado a spacca. No, questo no. Questo neppure. Questo sì. Lotta in doppio. Se vado qui mi vedono tutti e due, perché se mi vedono tutti e due la faccio con Infinis, la otto in doppio. No, perfetto. Ah, mi sa che ti... Ok, lui ti vedeva per forza e confermo che questo qua è di tipo... c'ha una buona difesa anche. Coleottero veleno, Toxic Rock. Scarafaggio tossico, letteralmente. Beedrill potrebbe essere un problema. Soprattutto se mi critta con Sludge Bomb. Però è anche di tipo, fortunatamente... doppio ago, lol. Effetto per un quarto. Fortunatamente dicevo anche di tipo coleottero. Vado a curarmi l'Ipus e gli faccio sconfiggere un pochemino piccolo piccolo nell'erba, ragazzi. Mi dispiace, sono fatto così. No, scusate. Bastardi che mi hanno tolto l'erba in quel percorso. Maledetti. Giuro, ci speravo tanto di trovare un Pokémon e invece... Porca vacca. E non so perché ho usato azione. E mi tocca ricurarmi di nuovo la squadra perché mi ha crittato. E mi ha pure avvelenato, quindi sì, mi devo ricurare di nuovo la squadra. Tempo perso. Però comunque ragazzi, settimo episodio, già la terza palestra. Siamo già alla terza palestra, stavo per dire. Che poi per arrivare alla quarta ci vorrà un bel po' di tempo. Però fortunatamente la quarta e la quinta sono vicine. E la quinta e la sesta sono lontanissime. Sì, dicevo, torniamoci. Ah ok, mi si è salvato. Quindi fai così e poi così. E deduco che uno dei due computer è quello giusto.
Oh, come si chiamava in Italia? In italiano, scusate, in inglese, non mi ricordo. Sì, non me lo ricordo più. Sludge Bomb è fortissima e spero che sia l'MT che ti regalano. Take all. Ok, ne ho uno solo. Devo cambiare se no mi addormenta. Vabbè, mandiamo Infilis e poi uso una pozione. Ah, che culo, è Scorupi, non l'ho neanche visto. Dico che culo perché sono super efficace. Sword Dance e Take All. Quindi mandiamo. Che palle che non trova nessun nessuno strumento percussion. Pozioni. Sì, dai, visto che è giusto, giusto. Vai. Ah, scusate, ero convinto mi vedesse da là. Un elegantone, quindi mi darà un bel po' di soldi. Bite, due colpi, lo mando giù, lo faccio anche flinciare. Perfetto, ora direi di cambiare. Andiamo di Infilis. Chissà quindi come si evolve, ragazzi. Cioè, veramente, solo un attimo. Aia. Facciamo fare facciata. Gli faccio più male, gli faccio, sì. Vabbè, non importa. Ah, beh, sì, giusto, è un ricone, quindi usa il full restore. Buttalo giù. Oh, ok, fantastico. Quanti soldi? Perfetto, ragazzi. No, maledetto. No, come no? Come non ci passiamo? C'è una statua di Pikachu nascosta. L'ho tolta? No. Scusate, allora devo interagire con tutti i computer per capire come si va avanti. Ok, lì l'ho tolta. Ma però l'ho tolta pure. Cioè. No, scusate, con questo qui. No. Però non è giusto. Ma. Sì, volendo io ci posso passare qua dietro. Che casino. Che casino. Ok. No, non è quello giusto. Sto andando un po' a caso, ragazzi. Ok, faccio due save state. Penso di aver tolto tutti tranne questo. No. Oh, Dio santo. Sono in trappola. No, niente. Niente. Io pensavo che fosse pure semplice. Ah, tra l'altro. Ah, no, niente, scusate, mi sono sbagliato. Niente, io sono. No. Niente, c'è una statua di Pikachu, ma è invisibile. Non lo so, ragazzi. È invisibile. Ah no, si vede la punta dell'orecchio. Ok, io da qua devo capire come togliere quella cazzo di statua di Pikachu. No, ne ho rimessa un'altra. No, l'ho rimesso. Maledizione. Che palle. Sì, ormai ragazzi vado a caso. Ah, là ci sono tutte e tre lì. E lì ce n'è ancora uno. C'è sempre quel porca Eva di Pikachu in mezzo. Niente, ragazzi, io sono bloccato. Mi tocca andare a. Anche qui ce n'è uno. Anche qui. E io devo capire da là come Cristo Dio toglierlo. No. No, qui sono bloccato. Non è da capire qual è il computer giusto. E lì l'ho rimesso. Oh, Cristo santo.
Ah, sto perdendo la pazienza. Oh, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Minchia, che palle, ragazzi. Andiamo a sconfiggere la palestra subito. Prima che mi incazzo sul serio. Faccio dei save state, però, ragazzi. Ah, no, scusate. Vabbè, la miniatura l'ho presa senza save state. What I have to deal with, Grumble. Hey, tu. Stai interferendo col mio lavoro. Eh? Uno sfidante? Perché non me l'hai detto prima? Io, Caopalestra. Io, Barbara, Caopalestra di Ciclamippoli. Ti. Io riverserò la mia frustrazione su di te. Riuscirai a sconfiggermi? Davvero carina. Cioè, lo sprite. Oh mio Dio, Roserade. Fai sul serio. Protezione. Parassistema può essere molto pericoloso e non gli faccio niente con bracciere e mi stolla. Con la doppia protezione, complimenti. La tripla protezione volevi fare, eh? Ah, ok. Penso che il suo moveset sia esclusivamente parassistema e protezione. Parassistema e protezione. Complimenti. Ah, è Giga Drain con cui darmi praticamente un pseudo colpo di grazia. Davvero bene, perfetto. Ma veramente, sono contento. Porca puttana. Tanto mi fa niente con Giga Drain, quanto ci godo. Ma parassistema dura all'infinito, sapete che non me lo ricordo? Porca troia. Quanto odio ste cose, quanto odio ste cose. Quello è stato. Ma quello. Oh, l'ho burnato! Oh, l'ho burnato! L'ho burnato! Vediamo se è con facciata. Gli faccio più male. Merda. Ok, forse. Lo butto giù, forse. Vai di. Oh, sì. Quanto godo. Ah, ragazzi, mi è appena venuto in mente che l'evoluzione finale di Infinity si chiama Astignite. E ora mi curo subito. Dovrei utilizzare una super pozione. Cioè, penso che basti. Dove sono le super pozioni? Ok. 73, perfetto. Mad Bomb? Merda. Mad Bomb? Cazzo. Effetto 4x. Speciale o fisica? Anche ha più difese. Sono pressoché identiche. Però per una questione di attacco maggiore mando percussion. Esatto. Slash. Mi ha avvelenato, però non è un grandissimo problema. Tranne se si cura. Perfetto. Swolt? Chi è Swolt? Mando Infiris. Ah, Swalot. Ember, Body Slam, vabbè non importa. Non gli faccio niente con Ember, può fare con facciata. Però forse vorrei provare a scottarlo. Vabbè, a scottarlo con facciata, dai, andiamo di facciata. Però mi ha paralizzato, ce l'ha fatta alla fine. Super pozione, vabbè, non ne puoi usare all'infinito. Oh mio del crit! Sì, ce l'ho fatta, l'ultimo Pokémon, ragazzi. Crobat. Non è pericolosissimo Crobat, però è il vento. Rocciotomba, onda calda. Ok. Aerial Ace. Mi proporrei di sparalizzarmi. Fulial. Antidote. Oh mio Dio, da quanto sto registrando. Devo stopparlo il prima possibile questo episodio. Sì, mi tocca usare il Fulial. Quelle che ha trovato il mio bellissimo Percussion. Confuserei, a posto, dai. Rock Tomb. Porca troia. Perfetto. Kawappa devo curare coso? Fulial? No, gli antidoti. Vabbè, lo faccio un po' più lungo questo video, ragazzi. Merda. Provo con Lipus, provo. Bite. Confuserei. Ti prego, ti prego. Porca puttana! Ma cosa? Ma quanto devo allenarmi la squadra ancora? Veramente? 60, vado a 70. Ma vaffanculo! Mi ha dimezzato pure l'attacco. Niente, ho perso, ragazzi. Ho perso. Perso, ho perso, d'accordo. Mezz'ora per tornare lì. Cioè, mezz'ora per arrivare là e. Quanto mi devo allenare la squadra? Quanto me la devo allenare, eh? Ragazzi, io veramente. Devo ricordarmi che questo è il prequel di Vega.
e che è altrettanto stronzo come lui. Porca troia, vaffanculo, veramente. Ora i coglioni girati. Ciao a tutti, ragazzi.